Amici di Onda Libera, siamo all'alberghiero di Pesaro dove si è appena svolta la presentazione del libro Partigiani a tavola. Siamo con le autrici, Lorena Carrara, ricercatrice dell'Università di Parma, se non sbaglio. Di Modena e Reggio. E Elisabetta Salvini, invece, è ricercatrice di l'Università di Parma. Allora, hanno scritto questo libro, Partigiani a tavola, che dà degli spunti storici di grande interesse. Ecco, e cominciamo con Loredana Carrara. Allora, l'importanza del cibo nella resistenza. Abbiamo voluto parlare di resistenza attraverso il cibo perché a nostro avviso, ponendo l'attenzione sulle pratiche alimentari e sulla quotidianità dei combattenti e di tutti coloro che hanno partecipato alla resistenza, si può entrare a fondo nel senso di questo biennio che è stato fondamentale per la storia del nostro paese. Tutti siamo in grado di comprendere il cibo, tutti siamo in grado di capire cosa significa dividere il cibo con qualcuno, mettersi alla pari rispetto al cibo e oggi non sappiamo più invece cosa significa avere fame, ma la fame dei partigiani era una fame piena di significato, fatta di scelte politiche molto profonde alla sua origine. Ecco, nella presentazione del libro uno spunto molto interessante mi è sembrato quello che ha richiamato la vicenda dei fratelli Cervi, rivelando del retroscena che forse pochi sanno. Ci può riassumere, diciamo, cosa ha portato poi alla strage dei fratelli Cervi? Noi parliamo dei fratelli Cervi perché i fratelli Cervi sono delle nostre terre, sono figli della nostra terra, sono di Campedina di Reggio Emilia, erano 7 fratelli che sono stati catturati dai fascisti nel novembre del 43 per il loro vissuto antifascista precedente, quindi all'inizio della resistenza vera e propria. E i fratelli Cervi sono stati catturati nel novembre del 43 e uccisi, fucilati nel dicembre del 43, in seguito all'uccisione di un podestà fascista ucciso da partigiani in un paese vicino, limitrofo Campedina. Quando c'è stato il momento di decidere che punizione dare e quindi che tipo di rappresaglia fare in seguito all'uccisione del podestà, è stato un altro podestà fascista che ha detto proprio: noi abbiamo in carcere a Reggio 7 fratelli, perché non uccidere loro? Sarebbe un gesto altamente simbolico, e così è stato fatto. Tra l'altro vorrei anche precisare che i fratelli sono stati portati via di notte dalla loro cella e il padre Alcide non ne sapeva nulla, solo la madre Genoveffa, che era ancora nel podere nei Campi Rossi, sapeva della morte dei figli. Il padre non lo sapeva e il padre lo scoprirà solo in seguito, quando dopo il bombardamento del gennaio del 44 i muri del carcere sono stati bombardati, quindi squarciati. Alcide è riuscito a tornare a casa e dopo poco saranno le donne a dire quello che era successo ai suoi figli. Ultima domanda, il ruolo delle donne nella resistenza e anche nell'aspetto, diciamo, nutrizionale dei partigiani. Il cibo permette anche di comprendere tutta la complessità della partecipazione delle donne alla resistenza. Le donne hanno partecipato in molti modi, facendo da staffette, questa è la cosa più nota, ma anche cucinando, preparando cibi da portare ai ragazzi che avevano fatto la scelta partigiana, e anche combattendo in armi nella resistenza. E questo però ha significato per le donne rinunciare al loro ruolo tradizionale e rimarcare questa scelta rifiutando di cucinare per i compagni in brigata, come voler dire: qui le cose devono funzionare in un modo diverso, qui stiamo costruendo un tipo di mondo, di società diversa rispetto a quella dove siamo vissute e cresciute finora. E quindi il cibo ci permette di vedere tutto questo, di comprenderlo proprio a livello di viscere, di pancia, e quindi abbiamo pensato che potesse essere un buon modo, una buona strategia per avvicinare un pubblico anche di non addetti ai lavori, di non esperti, di non competenti, anche un pubblico di ragazzi a questo tema, approfittando dell'attenzione che oggi c'è sul cibo. Voi siete a contatto con i ragazzi come stanno rispondendo alla presentazione di questo libro e a queste argomentazioni?
Sì, i ragazzi stanno rispondendo a nostro avviso bene, nel senso che ci rendiamo conto che c'è un interesse, che riusciamo a sollevare in loro un'attenzione, un interesse anche a temi che generalmente per loro sono lontani. Parliamo di 70 anni fa, ma sembrano 700 in realtà. Parliamo di ideali, di valori, di libertà, di pace, di fame, che per loro non sono così immediati. E invece vediamo poi che i ragazzi, anche oggi ad esempio in questa presentazione, sappiamo già che alcuni ragazzi hanno chiesto di leggere alcune pagine del libro in classe, e questa per noi è la risposta più bella ed è un onore poterlo fare lavorando con loro. Bene, allora ricordando il libro Partigiani a tavola, salutiamo le due ricercatrici, le due autrici, facendo complimenti per il lavoro. Amici di Onda Libera, un saluto.